Quando sei arrivato in Italia? Sono arrivato nel 96. Cosa ti ha spinto a venire qui? Allora, io sono venuto con un contratto con un gruppo che si chiama Africando. Sono venuto con loro per fare la salsa. Come reagisce il pubblico alle tue esibizioni? No, più che reagisco bene perché sono un griot, so come mi comporto con il pubblico. Com'è stata l'accoglienza in Italia appena arrivato? Diciamo benissimo, bene. Cosa pensi della musica tradizionale italiana? La musica tradizionale italiana mi piace molto perché l'ho suonato, l'ho imparato abbastanza, pizzica, tarantella, tutte queste cose qua. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti alla musica? La famiglia, mia madre. Siamo tutti artisti, mia madre è prima ballerina del Balletto Nazionale, zii, nonni, tutti suonano, quindi è quello. Le tue tradizioni sono state influenzate da quelle italiane? Sì, eccolo. questo è negro. In quale altre città italiane sei stato o hai vissuto, oltre a Ascoli? Allora, io sono vissuto prima a Roma, dopo Pescara. E poi dopo ho avuto un contratto qua a Ascoli, le scuole di musica. Però ho girato tutta l'Italia, diciamo. Va benissimo, grazie mille. Grazie a te. Questa è una domanda per il maestro Emilio. Ecco, di che oggi c'è questo seminario interculturale, proprio dove c'è un maestro che pur non essendo di colore, ha amato però con grande passione l'Africa. Proprio perché questo vuole essere proprio un messaggio interculturale in questo senso. Siete due parole? Professoressa? Sì. Entri lei, magari. Entro io. Il cappello, così ragazzi. No, io magari poteva essere interessante per loro, non so se sapete la figura del griot, cos'è il griot? Forse è meglio ancora. È appunto interessante. Una domanda Emilia, poi domani e dopo magari spieghiamo meglio. Che cos'è un griot? La domanda di riserva. No, una bella domanda. Adesso così non mi. Dai, ragazzi. Che su, cosa ti ha spinto ad avvicinarti alla musica africana? È stato per caso, mi ha spinto ad avvicinarmi alla musica africana, diciamo la passione per la musica. Prima suonavo la batteria, da quello mi sono avvicinato alle percussioni, poi ho conosciuto il grande maestro Matar e da lì, diciamo, iniziato questo percorso. Poi siamo andati in Africa due volte, ho imparato bene lì con il Balletto Nazionale. Ho fatto stage in Africa diverse volte. Quindi c'è una passione che viene coltivata. Non è diciamo, la passione non è solo per la musica, poi diventa per tutta quello che diciamo questa cosa, diciamo un mondo. Non è solo musica, è proprio un mondo a parte. Infatti nell'evento di oggi c'era Emilio e con sotto questa didascalia, l'Africa nel cuore. Un applauso Emilio. Un applauso pure ai componenti, qui sono tutti artisti, bravi, tutti motivati, ma soprattutto sono persone che oltre ad avere passione per la musica hanno passione e rispetto per la vita. Credono molto nella semplicità delle cose e nel senso della vita, perché comunque con i laboratori, gli spettacoli, le varie performance che noi mettiamo in atto, vogliamo soprattutto mandare un messaggio di solidarietà, di uguaglianza, di pace e di apertura delle menti, aprirsi alla mondialità. Grazie ai ragazzi e tanti auguri a voi per il vostro grazie a voi della vostra grazie. Alla nawam futa futai kumbalo
la nawam futa futa waliabe yo jam nyale futa futa kumbalo geri lele yo geri geri lele yo geri geri susa.